Allora, siamo pronti? Siamo pronti? Allora, siamo qua con i ragazzi del laboratorio teatrale del Cine TV Rossellini, reduci dalla seconda replica del loro spettacolo. Allora, prima domanda ai genitori, partiamo così. Come è stato innanzitutto vedere i vostri figli durante lo spettacolo e se li avete visti cambiare nel corso di questa esperienza, nel corso dell'anno? E devo dire che questo percorso durante questo anno di officina è stato importantissimo per mia figlia, che l'anno scorso ha fatto una piccolissima parte da comparsa, quest'anno addirittura ha cantato una canzone con un palcoscenico da sola e è riuscito a tirare fuori tutto quello che è lei dentro e che teneva nascosto, quindi è stata un'esperienza più che positiva assolutamente, lo spettacolo molto bello, grazie. Buonasera, mi chiamo Giuseppe, sono il papà di Alessandra, questa bimba qui che ho visto crescere durante l'anno in maniera esponenziale, anche e soprattutto grazie al teatro, facendo diventare Alessandra una persona un po' più estroversa rispetto a quello che normalmente è, e anche un modo per affrontare meglio le situazioni scolastiche, giornaliere, visto che viaggia con i mezzi, più sicurezza in se stessi, ecco. Siete stati in gamba perché avete tirato fuori un aspetto che lei nasconde molto bene, quindi veramente complimenti. Ah, passando allo spettacolo, grossa novità di quest'anno, la scenografia, questa messa in scena molto particolare. Quindi domanda prima al professor Rena, alla professoressa Venanzangeli, e poi anche ai tecnici che hanno lavorato dietro. Come è nata l'idea, se c'è appunto che motivazione c'è dietro, e per i tecnici e chi ha lavorato dietro lo spettacolo, com'è stato gestire tutto questa doppia scenografia? Io prima di tutto voglio dire una cosa grave, è l'ultimo spettacolo che io faccio. Fatemi finire, perché io non ce la faccio più a sopportare la Venanzangeli. Scusate, Daniela, te lo dovevo dire e lo voglio fare in pubblico. E davanti a una telecamera. La doppia, come si dice Daniela? Dislocazione. La doppia dislocazione non ha un... A teatro spesso si dà un significato a quello che in realtà è soltanto una soluzione a un problema. Serviva per effettuare cambi di scena. L'anno scorso li facevamo tutti là. Quest'anno però, essendo più complicate le scene, è un po' un montaggio in pratica. Una di qua, una di là, e questo crea un sacco di problemi, però ci serviva di fare così perché era l'unica... In realtà ci abbiamo pensato tanto, come si può fare, mettiamo uno qua, uno là, uno là, alla fine questa era l'unica cosa che in realtà si potesse, diciamo così, razionalmente fare. Questo sicuramente è un grande insegnamento che viene dal teatro, quando lui dice, se è sbagliato prima dice il teatro è terapia, no, il teatro è terapia in tutti i sensi, anche diciamo cambiamento di comportamenti sociali per esempio, ed è importante che ci sia. Ciao! Io ho fatto il tecnico luci per la prima volta e per la prima volta ho lavorato qui a officina. Conoscevo bene o male i ragazzi più grandi, quindi cioè, mi hanno spinto loro a partecipare. E niente, cioè, vorrei ringraziare Federico che non è venuto a fare l'intervista e ha fatto veramente tutto il lavoro lui, cioè il lavoro che riguarda le luci, le proiezioni, e mi ha insegnato tutto ieri, e se sono riuscita a fare qualcosa tra ieri sera ed oggi è solamente grazie a lui, quindi grazie Fede e grazie a tutti voi, ai professori e a tutti i tecnici e anche agli attori che purtroppo vanno ringraziati anche loro. E io ho fatto aiuto suono di fonico e vorrei ringraziare soprattutto tutti i ragazzi, cioè siamo in quattro compresa me, gli altri ragazzi che ora in questo momento stanno lavorando, sudando e tutto quanto, invece sono qui a fare l'intervista. Si impara molto più qua, sul campo, su... Oddio, tra un po' iniziamo, c'è l'ansia, dobbiamo mettere a posto, le casse non funzionano, trovi un modo per mettere le cose e cercare una soluzione, perché se sai che se non la trovi va tutto a rotoli. Quindi queste cose a lezione non te le insegnano. Quindi è un'esperienza che vale tanto, perché esempio io essendo stata qua oggi so molto di più di molte persone che stanno in classe con me, quindi direi grazie a tutti i ragazzi dietro, che c'ha un lavoro assurdo,
grazie agli attori, ma soprattutto grazie a noi che davvero stiamo dietro e nessuno ci ringrazia mai. Allora, però io voglio dire una cosa, questo è il nono spettacolo che io faccio con loro due e con alcuni di loro. Io ringraziamo il cielo, sì, l'ho contati, questo è il nono spettacolo che faccio io. Devo dire una cosa, oggi ringraziamo il cielo, faccio tante cose, ma è stato merito loro che nel lontano 2015 hanno scommesso su di me. Io ero un ragazzo che non parlava, avevo pochissimi rapporti con gli altri, avete fatto un danno enorme. Io grazie a voi oggi ho la fortuna di andare in Rai, ho la fortuna di condurre i concerti qua, senza di loro no, con i Rossellini, con loro io sono diventato quello che sono oggi e forse hanno anche fatto un danno. E vabbè. Grazie, vi voglio bene. Questo spettacolo è una varietà di situazioni, di personaggi, è una post varietà, anzi, mettiamola così. E quindi chiedo un po' a tutti voi, com'è stato partecipare a questo mondo che quasi si crea, no? Questa alternanza di scene, e se secondo voi, se voi avete trovato un filo conduttore fra tutti i personaggi, tutte le situazioni che si sono alternate. Parto io rapido e poi lascio il microfono agli altri. Allora, lo so tesoro, vedevo fa. Il leitmotiv, il fil rouge era, diciamo, il noir, no? L'ha detto anche prima Renna, che si è creato con il tempo quasi per magia. Invece una considerazione sul partecipare allo spettacolo, io devo tutto al teatro perché è l'unico modo che mi dà l'illusione di esistere. Spero di continuare, perché sul palcoscenico veramente si entra in un sogno meraviglioso che veramente sconfigge tutti i problemi della vita. Ecco, solo questo, do la parola a voi. È stato un bello spettacolo, eccezionale, strepitoso pure. Mi sono divertita. Benissimo. Mi è piaciuto molto. E questa sera e anche altre sera mi sono divertito tantissimo. Voglio bene a questa donna perché mi ha accompagnato per tutto l'anno e... aspettate, fermi, calmiamoci, perché... Ma non è come sembra, no, non sa nulla. Anche all'altro ragazzo che però stasera non c'è perché se n'è andato bene. Sì, se n'è andato bene. Se n'è andato bene. Lui è. E quest'anno è passato così, uno schiocco di dita. Mi sono divertito ogni volta che venivo qua. Provavamo i consigli dei prof, come metterci bene. La postura, la voce, il team, tutte le volte che si sono arrabbiati, tutte le volte che il prof diceva adesso me ne vado e non se n'è mai andato. E l'anno prossimo sicuramente tornerò, ma non per mia scelta, perché sennò loro poi perdono qualcosa di importante. C'hai ragione. No, a parte gli scherzi, tornerò sicuro... Sì, tornerò sicuro il prossimo anno, adesso me ne vado perché, cioè, do l'altro microfono perché ho parlato troppo. E primo spettacolo, prima esperienza da esterno, quindi non da persona partecipante nell'ambiente scolastico, e vedere voi, vedere, non so che quale immagine abbiate avuto di me, perché la prima immagine che avete avuto di me sono stato io che stavo morendo sul trabattello con lo spettacolo, non so se ve lo ricordate. E parlare con voi, vedere ogni tanto qualcuno di voi che veniva a chiedermi qualche cosa, io che vi devo dire, che ne so io, e cioè io spero che per voi, come lo è stato per me, sia stato qualcosa da arricchire la vostra esperienza liceale, perché io credo gli anni di scuola, gli anni di liceo sono fondamentali, dove si cresce veramente. Ecco, ve lo dice lei, ve lo dico anch'io adesso, lo posso dire. Quindi, raga, continuate così, siete soltanto all'inizio e andate avanti, ok? L'unica cosa che mi viene da dire è, se tagliamo corto, che io sto palco lo devo smontare. Condivido, ciao.